Domande? Se ci racconti il gol, il tuo gol. Sì, no, sono riuscito a smarcarmi sulla panettica, sul calcio d'angolo, è arrivata questa bella palla che mi ha messo la scaglia e il ginocchio l'ho messa dentro. Hai fatto il blocco, scavo? No, mi sono liberato senza il blocco. Senti, è un periodo, anche nelle difficoltà del Parma, è un buon periodo per te. Sì, diciamo che è un buon periodo, però i risultati sono quelli che contano. Il calcio e soprattutto per noi, perché anche domenica secondo me abbiamo fatto una bella prestazione, però purtroppo siamo mancati in diverse cose, soprattutto forse nell'atteggiamento e nella cattiveria che oggi, soprattutto nel primo tempo, abbiamo messo e nel cinismo che abbiamo messo oggi. Questo è una cosa che non possiamo mancare, perché se no poi rischiamo di perdere dei punti che non dobbiamo. In questo breve periodo parmigiano hai giocato centrale a 3, centrale a 2, esterno a destra, come ti senti dopo lì? Ma è divertito, a giocare mi diverto sempre, dico la verità. Sono tre ruoli che mi piacciono, che riesco a fare e che li interpreto nella maniera secondo me più giusta a seconda di dove mette l'allenatore. Chiaramente avendo anche delle caratteristiche per spingere da terzino riesco forse a dare anche questo contributo che centrale ovviamente non posso, però lo faccio volentieri e sono contento di farlo. Senti, questa settimana sembra aver cambiato qualcosa dal punto di vista della mentalità, no? Cosa è successo? Al di là del giorno di ritiro in più? No, ma il giorno di ritiro in più non è quello che ha fatto cambiare l'atteggiamento. Cioè, ci siamo guardati in faccia, ce lo siamo detti, ma più che detti l'abbiamo riportato in campo, perché ce l'eravamo già detti, ma poi era rimasto solo chiacchiere. Invece adesso abbiamo i fatti e bisogna continuare a farlo. Dal tuo punto di vista e dalla tua esperienza, a cosa deve puntare? Gara dopo gara? O... No, ovviamente gara dopo gara. Non bisogna guardare noi stessi e chiaramente fare più punti possibile. Dare un segnale forte al campionato, ma per noi stessi, non per gli altri. Poi dove arriveremo vedremo e ci giocheremo perché c'è da giocarci. Grazie. Grazie.